Una visita ortopedica urgente prescritta dal medico il 30 settembre di un anno fa e ad oggi ancora nessuna data, nessuna informazione, nessuna chiamata dal San Bassiano. La segnalazione della signora Graziella assume i toni dell'ultima speranza per ottenere quello che le spetta di diritto. 74 anni, disabile con gravi problemi di deambulazione. Da mesi aspetta un appuntamento per una visita all'ospedale di Bassano, vivendo con dolori lancinanti. Io ho una malattia progressiva, adesso non ho più assolutamente più equilibrio. In più avere un ginocchio che fa male, penso la mia età, vado per i 74, penso di non avere più cartilagine e quindi avere anche il dolore del ginocchio che è molto molto più gonfio dell'altro, che invece mi sembra normale, certo causa dolore. E così, fra disperazione e sofferenza, la signora Graziella si aggiunge al coro, oramai diventato sconfinato, di cittadini che lamentano disorganizzazione e problematiche nell'ULS 7 del direttore generale Carlo Bramezza. Devo dire che per avere questa visita del ginocchio ho dovuto fare la radiografia. Adesso, dopo tanti mesi, e sento che si è aggravato, penso che la radiografia non è neanche più valida. Quindi è proprio un po' grottesca questa cosa, è proprio una cosa che non va bene. Una storia, una delle tante, che a questo punto non consente più di dire e sentir dire che all'UL7 va tutto bene.